Hola a tutti! Sono Giorgia Lanza, docente di Digital Illustration e Concept Art alla Event Horizon School di Torino e Milano. Negli anni ho avuto modo di collezionare diversi tipi di esperienze artistiche e lavorative, ma principalmente nell'ambito della colorazione digitale. Tra i clienti più conosciuti posso certamente citarvi la Camon, Marvel e infine Disney Comics. Lavoro a parte, sono sempre stata ossessionata dal colore, in realtà. È un media così coinvolgente e allo stesso tempo così complesso che offre moltissime possibilità espressive e senza farsi mancare le sfide, assolutamente. Il video tutorial di oggi lo dedico a realizzare un piccolo cameo a un mio vecchio personaggio. Questa ragazzina ranocchia, in realtà non esattamente ancora ranocchia, ma più girino, diciamo. Si presterà come soggetto per una pin-up. Quando dovete strutturare il vostro portfolio, nel presentare un personaggio, non limitatevi a bozze, sketch e turnaround in bianco e nero. Inserite anche una bella immagine intera del vostro personaggio mentre compie una qualche azione, aiuterà a rendere più interessante la presentazione del vostro progetto. Prima di partire, però, mi prendo un momento per spiegarvi come organizzo il mio workspace di Photoshop. Allora, come potete vedere, dispongo di uno spazio abbastanza ampio e siccome io lavoro su una Cintiq 22 HD, posso permettermi di avere molte finestre aperte ai lati del mio workspace secondo necessità. Qui, a destra, per esempio, vedete la finestra del navigatore e la finestra dei livelli subito sotto. Quella del navigatore, in particolare, mi curo di tenerla sempre aperta perché non soltanto è molto comoda appunto per gestire velocemente la navigazione all'interno di file, soprattutto quando sono zoomati, ma anche perché negli anni ho imparato ad apprezzare la possibilità fornita dal navigatore di vedere sempre in piccolo l'immagine su cui sto lavorando. In questa maniera mi assicuro di non perdere mai di vista il senso generale e l'equilibrio totale della mia immagine. I livelli invece li conoscerete, dove si gestiscono le varie fasi del lavoro, pezzo per pezzo, appunto strato per strato. Un altro strumento fondamentale per il mio modo di lavorare è la storia. La storia è uno strumento di Photoshop che vi permette di risalire alle azioni precedenti del vostro lavoro. A sinistra, invece, a seconda della necessità e dell'occorrenza, apro l'editing dei pennelli. Normalmente tendo a tenerlo chiuso perché in realtà le stesse funzioni, o almeno quelle più importanti, le si possono richiamare velocemente con il clic destro della penna e appunto editare con il menu. La primissima parte che analizziamo in questo video è quella del flat coloring. Flat coloring si intende letteralmente dare le tinte piatte. Può sembrare un'operazione scontata e banale, ma vi assicuro che può avere i suoi intrighi qui e lì. Dunque, procedendo con il disegno, allora per primissima cosa metto la mia reference accanto allo sketch. Lo sketch l'ho già preparato perché questo video tutorial vorrebbe concentrarsi di più sulla colorazione. Il primissimo step da fare, almeno secondo il mio workflow, è realizzare un blockout totale della figura. Con blockout si intende una, diciamo, area che comprenda in toto tutto lo spazio occupato dalla figura. Vale la pena soffermarsi sulla parte del blockout perché più preciso sarà il vostro blockout, più il lavoro sarà semplificato nelle fasi successive perché potremo appunto sfruttare la pulizia e la precisione della sagoma totale. Successivamente invece mi metto a differenziare i vari colori. Ora io avevo già lo studio originale del personaggio e quindi non ho da inventarmi niente di particolare, ma se voi doveste studiare una palette da zero, quello che vi consiglio è di non esagerare con le saturazioni, non fatevi prendere troppo dall'entusiasmo, spesso e volentieri tendiamo a voler rendere ogni singolo colore un po' troppo acceso, un po' troppo memorabile, perdendo però magari di vista quello che è la resa generale. Partire da dei buoni flat equilibrati è un ottimo vantaggio per le fasi successive. In questo caso specifico, come potete già vedere dallo studio del personaggio verso sinistra, io sto lavorando con dei colori che non sono eccessivamente saturi, caratterizzati sì, abbastanza
visibili anche, però tutto sommato la saturazione principale si concentra sulla parte del viso e del fungo, ma anche perché lì si trova il volto del mio personaggio ed è di mio stesso interesse che il focus su quell'area sia accentuato. In particolare quello che state osservando adesso è il processo di riempimento di tutte le varie aree seguito dalla selezione dell'area stessa. Ora io utilizzo tantissimo lo strumento bacchetta magica che, se messo in modalità sample all layers o campiona da tutti i livelli, tratta l'immagine come se fosse completamente piatta e quindi in grado di sentire gli spazi tra le chine, nella line art insomma, anche se non siamo sul livello della line art stessa, ma siamo sul livello del flat. Quindi, in poche parole, seleziono un'area, poi con una shortcut che mi sono impostata io personalmente, amplio la selezione data con la mia bacchetta magica, di solito l'amplio di un pixel, ma dipende da quanto è grande l'immagine, e poi riempio con la shortcut Alt Backspace, che è la shortcut di Photoshop per il riempimento automatico con il colore principale. Se invece cliccate Ctrl Backspace avrete il riempimento automatico con il colore secondario. Mentre tutti gli altri colori li ho tenuti insieme sullo stesso livello, noterete che per quanto riguarda il pattern del viso ho realizzato un livello nuovo. Diciamo che è una misura di precauzione, visto che i pattern rischiano di essere persi, diciamo, durante il resto della colorazione, li tengo a parte così mi sarà poi eventualmente più semplice richiamare l'area dedicata al loro colore. Qui in particolare mi prendo un momento per tornare sui miei passi e sul blockout originale per ricostruire un po' di trasparenza della coda, visto che è costituita da una membrana traslucida. Con la gomma cancello
leggermente la punta in maniera che anche nel render successivo risulti un po' più trasparente. Osservo bene per essere sicura di non essermi dimenticata qualche dettaglio e infatti, ecco qua, mi ero dimenticata i puntini della sua pelle di raganella. Controllo che i miei flat funzionino anche senza lo sketch, perché lo sketch è comunque una presenza abbastanza invasiva all'interno della percezione della mia immagine e quindi spegnendolo, nascondendolo insomma, mi permetto di vedere se i colori già funzioneranno senza l'ausilio della line art, visto che ce la lasceremo dietro a un certo punto della lavorazione. In ultimo rinomino un po' i livelli, faccio un po' di pulizia, insomma, metto i flat dentro una cartella, elimino le cose inutili e catalogo ogni livello in base al suo contenuto. È una cosa che aiuta nel momento in cui il file comincia a contare troppi livelli, ma soprattutto se doveste mai passare questo file di lavoro a un qualche cliente, almeno sa dove mettere le mani. E questo è il risultato finale, almeno il risultato finale di questa primissima fase di flat coloring. Ma prima di concludere questo primo video, ci tengo a fermarmi un attimo a osservare la mia palette. È un consiglio che vi do. Prendete consapevolezza di come è fatta la vostra palette, di quali sono le tinte predominanti, di quali sono le medie della saturazione, dei valori tonali e via così. Come potete vedere, la nostra palette in questo caso è abbastanza variabile. Tutto sommato presenta molti dei colori della ruota cromatica. Gli manca giusto qualche input di viola, per dire, e anche di arancione, però per il resto in realtà è abbastanza completa. Non è completa soltanto a livello cromatico, è completa anche a livello tonale. Infatti andiamo da colori molto chiari, che sfiorano quasi il bianco, a colori molto scuri, che si avvicinano quasi pericolosamente al nero. Ultima considerazione, come potete vedere, questi colori principalmente vertono verso tinte fredde, che risultano predominanti rispetto a quelle calde. Le tinte calde, come abbiamo osservato prima, si concentrano principalmente nella parte superiore del soggetto, dove ho bisogno di un po' più di attenzione. Nel video successivo ci occuperemo di un'altra parte importante che precede la pittura e il rendering vero e proprio, ovvero quello del color test. Alla prossima!